Ciao a tutti, popolo del tubo! Allora, faccio questo video perché primo, il vlog dell'altra volta, i 10 motivi per cui comprare Farming Simulator 19, ragazzi, è andato alla grande, c'ha c'ha quasi 30.000 visual, quindi voglio regalarvi un altro vlog. Due, perché la Giants non mi ha dato la key, quindi io rosico e quindi adesso, cara Giants, io te faccio un vlog dove vado a dirvi cosa manca a Farming Simulator 19. Ok, ragazzi? Quindi tenetevi pronti e partiamo. 1. Terreno dinamico. Sono anni che i fan di Farming Simulator cercano il terreno dinamico. C'è chi dice no, poi appesantisce troppo il gioco. C'è chi dice no, poi le console esploderebbero. Ma in realtà non è così, perché su Cutter & Crops, ad esempio, il terreno dinamico è fatto già benissimo, funziona benissimo ed è, diciamo, già un punto di forza del gioco stesso. Ok, finora è l'unico punto di forza, però insomma ci ha dimostrato, per chi ha potuto provarlo, che giocare col terreno dinamico è un'esperienza diversissima. Quindi speriamo che nel prossimo farming avremo questo benedetto terreno dinamico 3D. 2. Frutteti e vigneti. Sì, ok, Farming Simulator punta tutto sull'agricoltura da campo, con i bestioni da 500 cavalli, con i Big Bad, con gli erpici da 1 milione di metri, però soprattutto a noi italiani piacerebbe tantissimo avere oliveti, vigneti, frutteti, con i nostri bei Fiat, con i nostri bei Landini, con i nostri bei trattorini, magari da 90 cavalli. Datecela questa opportunità, signori della Giants, perché già Pur Farming su questo va battuto, perché i frutteti di Pur Farming sì, sono realizzati malino, però comunque come idea non è male, è un'idea che si potrebbe sviluppare. Quindi, signori Giants, a quando frutteti e vigneti? Ma poi tra l'altro, signori Giants, cioè io mi immagino tanti signori che si chiamano Giants di nome. 3. Season. Sì, ragazzi, lo so che probabilmente uscirà un'altra volta come mod, ma integrare la season nel gioco, diciamo a livello predefinito, magari dando all'utente la possibilità di attivarlo e disattivarlo, sarebbe veramente un passo avanti. Perché giocare così con i giorni che non... Cioè, praticamente c'è solo l'indicazione sereno, nuvoloso, pioggia, ma senza una stagione, senza le temperature, senza che questo vada ad influire sulle colture, senza che il paesaggio cambi mai, sì, perde tanto e di simulator c'è veramente poco in un farming. Quindi, signori Giants, anche qui, signori voi tanti che vi chiamate Giants, cosa aspettate a mettere le cavolo di stagioni, diciamo un ciclo, non proprio la season, magari non proprio la season, ma qualcosa che gli somigli? Dai, su! 4. Industrie e produzioni. Tra le mappe mod, la cosa che va più alla grande sono le produzioni e le industrie. Mettete anche voi, amici della Giants di default, qualche piccola produzione extra. Io adesso non vi sto a di catrame, carce e queste cose un po' particolari, ma perlomeno mettete la produzione di formaggio, che è una cosa tipicamente agricola, una produzione di farina, qualcosa che ci aiuti a aumentare la giocabilità, ad aumentare le ore di gioco, perché ricordate che più voi, amici da Giants, mettete roba nel gioco, e meno noi sentiremo la necessità di andare a scaricarci altre mappe, altre cose, aumentate insomma anche e soprattutto a quelli per console, no? Sapete che su console non vengono accettate le mappe con le industrie, queste cose qua. Mettetelo di default, fate provare l'esperienza anche di default, questa bella esperienza. Aspettiamo su Farming 21 qualche produzione, eh? 5. Riso e risaie. Cioè, raga, amici, amici che fate farming, avete messo il cotone, sì, bello, avete messo l'avena, sì, Cristina d'Avena, io l'adoro, ci sono cresciuto, sono innamorato, ma ragazzi, il riso, cioè il riso, poi non è una cosa solo italiana, il riso c'è in Giappone, c'è in Sud America, cioè il riso è una cosa particolare, con le risaie, con l'allagamento, cioè sarebbe una cosa bellissima. Cioè, no, io qui non ho tanto da dire se non ringraziare i ragazzi del TDA, che sono dei modder italiani che sono gli unici che ci regalano le mappe con riso. Cioè,
Il riso, anche qui pur farming, comunque per quanto ha fatto le risaie solo in Giappone è un metro per un metro, però perlomeno l'idea anche loro lì ce l'hanno messa. Ragazzi, ma il riso dove sta? 6. Gestione manageriale. Una cosa che manca su farming, sì lo so, sono rompicoglioni, però una cosa che manca su farming è la gestione degli operai, la gestione dei stipendi, poter assumere gente, poter cercare operai, licenziarli. Questa cosa ci sarà in Cut and Crops ad esempio, c'è anche in Farm Manager, le immagini che vedete infatti sono di Farm Manager. Cioè, perché non ci volete mettere più manageriabilità nel gioco? Ma chi se ne frega se poi viene troppo complesso? Voi basta che mettete l'opzione attivabile, disattivabile e ecco fatto. Quella di dire non andiamo a mettere queste cose se no il gioco è troppo complesso è una banale scusa, Quindi metteteci anche le statistiche, magari come è andata la stagione prima, la stagione dopo, le previsioni dei prezzi, cioè più lato manageriale. 7. I treni e i mezzi. Sì ragazzi, ma quanto sarebbe figo ordinare i mezzi allo shop e loro ve li portano con il treno, oppure noi che possiamo spostare i mezzi sul treno da una parte all'altra. Sul treno ormai si può carica tutto, legna, cereali. Io speravo nel 19 che si potevano caricare i mezzi come spesso succede con questi convogli, no, che state guardando nella realtà. Perché non possiamo caricare sti mezzi? Ma quanto ci vuole a fare uno script o a fare un carrellone dove si caricano sti mezzi? Dai, su. 8. I cheat dei mezzi. Un'altra cosa che si poteva mettere in Farming 19 e non si è vista sono l'IC dei mezzi, ragazzi, i controlli interattivi. Cioè, l'IC è un cacchio di script che ci vogliono 2 secondi a metterlo in una mod. Perché non ce l'avete messo? Per quale motivo? Sì, lo so, tanto ci sarà sempre qualcuno che mi scriverà il motivo, ma io non ci credo, io ho sempre l'impressione che vengono messe in poche cose, in modo che se tu butti tutto dentro subito, poi dici al 21, ma che mi invento? 9. Fisica realistica. Raga, cambiate la fisica di farming, cambiatela sta fisica, perché è pieno di bug, cioè quando devi caricare le balle è una rottura di balle, cioè... vai a caricare i pallet, esplodono, ne metti uno sopra l'altro, esplodono, le balle implodono, cioè raga, veramente, per non parlare dei bug come quelli che state vedendo, però, cioè, ragazzi, veramente, migliorate questa fisica, date un peso alle materie, date un peso alle balle, un peso ai pallet, e soprattutto un peso ai mezzi. I mezzi, porca miseria, si cappottano come niente, sembrano di cartapesta, spesso quando si cappottano poi ritornano magicamente indietro, come se fossero di gomma. La fisica è da rivedere, amici della Giants, è da rivedere. 10. Umidità e irrigazione. Questa è una cosa che a me mi fa incavolare, perché sul 19 è stato fatto un enorme passo avanti a livello di gestione dei campi, ma tanto manca sempre qualcosa. Avete messo le erbacce, avete messo la calce, ma non avete messo l'umidità. L'umidità è fondamentale nell'agricoltura, l'umidità. Senza la pioggia, senza l'irrigazione, non crescono le colture. Pensate che bello se ci fosse stato, un po' come c'è su Pure Farming, anche lì realizzato male, ma comunque l'idea ce l'hanno messa, io apprezzo l'idea. Pensate che bello se c'era anche uno stadio di irrigazione, dove magari se la percentuale di umidità era alta o era bassa, il campo poi dava di più o produceva di meno. Magari se ci fosse stata anche la season sarebbe stato meglio. Magari più alta la temperatura, più bassa diciamo la percentuale di umidità, quindi terreno secco, terreno arido, oppure se piove non c'è bisogno di andarla a irrigare perché piove, quindi magari troppe piogge non fanno nemmeno bene, troppa umidità. Cioè, pensate che spettacolo che sarebbe stato. Vabbè, lo vedremo nel 21? Ok ragazzi, queste erano le mie idee, ovviamente io non voglio mancare di rispetto a nessuno, non voglio
giudicare il lavoro di nessuno, sono semplicemente mie supposizioni e mie idee, visto che c'è un canale, visto che qualcuno lo guarda pure e lo segue pure, le ho espresse. E voi ragazzi, dite la vostra, insomma, come al solito, scrivetemi qua sotto voi che cosa vi manca in questo Farming 19, cosa avreste messo in più oltre queste cose che ho detto io, e poi siete d'accordo, non siete d'accordo, perché scrivetelo, che poi pian piano vi rispondo. Noi ragazzi, mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi, condividete. Noi ci vediamo al prossimo vlog. Chissà che mi invento. Boh, ciao!